Ciao, bentornato su Mandolino Jazz. Oggi voglio farti vedere tre forme di accordo che devi assolutamente conoscere sul mandolino. Iniziamo! Prima di iniziare con l'argomento di oggi, se sei nuovo da queste parti, ti invito ad iscriverti al canale, cliccare sulla campanella delle notifiche in modo da ricevere le informazioni per ogni nuovo video che aggiungerò. Ringrazio tutti i nuovi iscritti che continuano ad aggiungersi costantemente al canale, questa è una cosa che mi fa veramente molto molto piacere perché ci tengo tantissimo alla diffusione della conoscenza di questo meraviglioso strumento anche qui da noi in Italia, dove incredibilmente è un po' bistrattato. Ma iniziamo subito con la lezione di oggi. Grazie. Allora, dobbiamo partire da una breve premessa andando a ricapitolare che cos'è un accordo e in quante forme si può presentare. Un accordo è l'insieme di almeno tre note che andiamo a prendere da una scala musicale che vanno d'accordo insieme, appunto. Queste tre note vengono scelte non a caso, ma seguendo un preciso criterio che si chiama armonizzazione. La modalità più comune di armonizzazione è quella per salti di terze. E dunque io su una scala parto da una nota, salto la successiva e prendo la seguente. Ad esempio, Do, salto Re, prendo Mi, salto Fa e prendo Sol. Quindi Do, Mi e Sol saranno le tre note che andranno a comporre l'accordo che prende il nome dalla prima nota. Queste tre note nell'accordo. Noi sappiamo che si chiamano appunto prima, terza e quinta, poiché rispetto al punto di partenza sono la prima, la terza e la quinta della scala dalla quale le andiamo a prendere. E queste tre note hanno una funzione poi che va a definire la qualità, il suono di questo accordo. Ora chiudiamo la parentesi teorica per passare alla pratica. Cosa succede? Sul mandolino, così come anche su altri strumenti, noi possiamo andare a suonare un accordo in differenti forme. Queste forme dipendono da come le note che compongono l'accordo vengono disposte nell'ordine. In particolare sul mandolino è molto interessante per la struttura dello strumento andare ad identificare l'accordo in base a quale delle tre note che lo compongono è la più acuta, quella che noi sentiamo, si dice in gergo, al canto. Facciamo subito un esempio. Il nostro Do maggiore più comune, che andiamo a suonare con le corde a vuoto, quindi nella posizione partendo dal grave all'acuto, Sol, Mi, Do. Bene, questo Do maggiore ha per l'appunto la nota Do al canto, quindi la nota che noi percepiamo con più enfasi, poiché le note più acute sono quelle che catturano maggiormente l'attenzione del nostro orecchio. Ora però noi abbiamo visto che questo accordo di Do maggiore è composto dalle tre note Do, Mi, Sol e dunque noi potremmo decidere di andare a suonare un voicing, così si chiamano le disposizioni specifiche delle note di un accordo, un voicing in cui la nota al canto cambia di volta in volta. Quindi andandole a prendere sulla seconda corda potremmo decidere di far cantare il Do piuttosto che il Mi oppure il Sol, avendo quindi sempre lo stesso accordo da un punto di vista qualitativo e di funzione, ma con tre sonorità differenti, e poi andremo a vedere perché. Dunque, ecco tre forme di accordo maggiore, triade maggiore, quale per l'appunto questo Do che abbiamo suonato, che andiamo ad imparare per poterle poi applicare a qualunque accordo che vogliamo suonare. Allora, la prima è quella che abbiamo visto. Teniamo presente che stiamo suonando una corda a vuoto, quindi suonare una corda a vuoto, ricordiamoci, equivale a schiacciare
quella corda con un dito posto dietro il capotasto. Questo è importante ricordarselo per fotografare visivamente la forma che effettivamente stiamo suonando. Dunque, Do maggiore in posizione con la nota Do al canto, chiamiamola quindi posizione 1, è quello che realizziamo con la quarta corda a vuoto, la terza corda schiacciata al secondo tasto, la seconda corda schiacciata al terzo tasto. Ora vado a spostare la nota al canto, quindi vado a raggiungere il Mi e di conseguenza sposterò le altre due note. La forma che vado a realizzare qui sarà quindi questa, in cui trovo al quinto tasto la nota Do sulla quarta corda, la nota Sol sulla terza corda, entrambi schiacciate con il dito indice in barré, e la nota Mi per l'appunto con l'anulare al settimo tasto sulla seconda corda. Terza forma, salgo ancora sulla scala fino a raggiungere la nota Sol, che è la terza nota che compone l'accordo di Do maggiore, e automaticamente dovrò spostare le altre due note. La forma che qui vado ad usare è questa, in cui trovo la nota Mi sulla quarta corda al nono tasto, la nota Do sulla terza corda al decimo tasto e la nota Sol sulla seconda corda sempre al decimo tasto. Ecco che quindi abbiamo tre voicing per l'accordo di Do maggiore. Primo, secondo e terzo. Una volta fotografati questi tre voicing, la prima cosa da fare per esercitarli è spostarli sul circolo delle quinte, quindi applicarli a tutti gli accordi maggiori possibili, realizzabili in tutte le tonalità, e per allenarli in una maniera organizzata andiamo a utilizzare lo schema del circolo delle quinte. Cos'è il circolo delle quinte? È uno schema di organizzazione di tonalità che possiamo poi utilizzare per esercitare scale, accordi, arpeggi, materiali musicali, basato sull'intervallo di quinta come intervallo fisso tra una tonalità e la successiva. Ad esempio, la tonalità di partenza è Do, la successiva tonalità sarà posta una quinta ascendente sopra, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol. La tonalità successiva andrà una quinta ascendente sopra il Sol, quindi Re, e così via. Fino a tornare, una volta passati per tutte le tonalità con alterazioni diesis e bemolli, andare a tornare alla tonalità di partenza e quindi chiudere il cerchio. Ecco perché viene definito circolo delle quinte. Questa struttura possiamo tra l'altro utilizzarla sia in senso ascendente, quindi Do, Sol, Re, La, Mi, eccetera eccetera, sia in senso discendente, ossia scendere di quarte giuste. Anziché dal Do salire al Sol, dal Do scendiamo lungo le tonalità del circolo e in questo caso andremo a trovare le tonalità di Fa maggiore, Si bemolle, Mi bemolle, La bemolle, Re bemolle, Sol bemolle e così via, fino a tornare, passando poi per le tonalità con diesis, alla nota Do. Se avete bisogno di un approfondimento sull'aspetto del circolo delle quinte, fatemelo sapere nei commenti e farò un prossimo video su questo argomento. Andiamo a vedere adesso praticamente cosa faremo. Yeah. Dunque, per ogni accordo andiamo a suonare le tre forme, quindi ad esempio in Do prima, seconda, terza e seconda, quindi torniamo indietro. Dunque facciamo un pattern di quattro voicing in cui il secondo e il quarto sono lo stesso. La regola che ci diamo è quella di scegliere per prima il voicing, la voce più grave disponibile sul manico, in modo da evitare
di spostarci meccanicamente andando a ripetere un pattern in maniera asettica, diciamo, senza sapere cosa stiamo facendo. Quindi ci dobbiamo sempre interrogare qual è la voce prima disponibile sul manico che abbiamo. Allora, quindi partiamo da Do, forma 1, forma 2, forma 3, forma 2. Andiamo adesso in senso antiorario sul circolo delle quinte, quindi facciamo in modo di scendere di quarta e questo comporterà che ogni accordo che abbiamo suonato sarà la quinta dell'accordo successivo. Questo rende questo pattern anche con un senso musicale di risoluzione di ogni accordo che suoniamo sul successivo. Quindi il prossimo sarà Fa maggiore. Qual è il primo Fa maggiore che abbiamo disponibile sul manico? È questo, ossia la forma 3, quella con la quinta al canto. Quindi, se la prima è la 3, la prossima sarà la 1, che troviamo tra quinto e ottavo tasto, e poi la 3, la 2, scusate. E ritorniamo alla 1. Prossima tonalità e prossimo accordo, Si bemolle. La prima posizione disponibile è la 2, tra terzo e quinto tasto. Quindi poi avremo la 3 e poi la 1. Ora, prima di andare avanti, andiamo a fotografare la linea guida per trovare velocemente queste tre forme. La distanza che c'è tra una forma e l'altra, tenendo come punto di riferimento la nota che canta. Partiamo dal Do. Allora, rispetto alla forma 1, da dove io prendo la forma 1, per andare alla forma 2 mi devo spostare di due toni interi, quindi ossia quattro tasti, 1, 2, 3, 4. Qui troverò la nota al canto della forma 2. Rispetto alla forma 2, la forma 3 la troverò un tono e mezzo sopra, quindi tre tasti, 1, 2 e 3. Qui troverò la nota al canto della forma 3. Andiamo adesso all'accordo di Fa, che parte dalla forma 3, e andiamo a vedere tra la forma 3 e la forma 1 successiva quanta distanza c'è. In questo caso devo salire di una quarta giusta, che equivale a spostarmi di 5 tasti, 1, 2, 3, 4 e 5. Dopodiché, tra forma 1 e forma 3 già so qual è la distanza ed ecco che posso andare a replicare queste forme. Quindi il segreto è quello di andare a visualizzare la posizione della nota al canto come nota guida, ricordarmi in base a quale nota dell'accordo sto suonando, quale forma utilizzerò e di conseguenza andare a posizionare i voicing. Dunque eravamo arrivati a Si bemolle. Andiamo a suonare Mi bemolle. La prima forma disponibile è la 1, 2, 3, La bemolle. La prima forma disponibile è la 2, forma 3, forma 1, forma 3. Re bemolle. La prima forma disponibile è la 1, forma 2, forma 3, forma 2. Sol bemolle. La prima forma disponibile è la 3, forma 1, forma 2, forma 1. Si naturale, la prima forma disponibile è la 2, forma 3, forma 1, forma 3. Mi, prima forma disponibile, la 3, 1. La prima forma disponibile, forma 2, 3, 3. Re maggiore, prima forma disponibile, forma 1,
3, 2. Sol maggiore, prima forma disponibile, forma 3, 1, 2, 1, e siamo tornati al nostro Do maggiore, con prima forma disponibile, forma 1. Per quanto riguarda il penultimo accordo Sol, ovviamente in realtà avremmo disponibile come prima forma suonabile la forma 2, presa con le corde a vuoto, con quarta e terza corda a vuoto. A noi la scelta se utilizzare o meno forme voicing che hanno più corde a vuoto. Io normalmente quando eseguo questo tipo di esercizi, che mi serve per andare a conoscere la tastiera, mi do dei paletti, dei limiti. Uno di questi è usare o solo posizioni con le corde a vuoto o solo posizioni con note spostabili. Potremmo essere ancor più rigidi rispetto a questo paletto, andando anche per l'accordo di Do maggiore a eliminare la forma che ha una sola corda a vuoto, partendo quindi dalla forma con la terza al canto. Tutti i voicing che abbiamo visto possono essere poi suonati ed applicati sulle altre forme di accordi, in particolare sull'accordo minore, quindi la triade minore, la triade diminuita e la triade aumentata. Insieme a quella maggiore sono i quattro tipi di triade. Dici cose, poi fai altre. Bene. Spero che il video di oggi ti possa essere stato utile e che ti possa aver ispirato. Scrivimi nei commenti che cosa non ti è chiaro, cosa vorresti che approfondissi rispetto a questo argomento, piuttosto che altri argomenti che vorrai suggerirmi. In particolare ringrazio l'amico Franco Solinas, che mi aveva scritto tempo fa chiedendomi appunto un video in italiano su questo argomento che era lui aveva trovato trattato, ma solamente con video in inglese. Ti do appuntamento al prossimo video. Se non lo hai ancora fatto, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per ricevere le notifiche. E per salutarti, come sempre, ti dico che, come diceva Beethoven, italiano spaghetti mantolino. Ciao!